E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi la seconda parte della gara in go-kart che ho fatto qualche settimana fa con i miei colleghi. E niente, vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche al canale Telegram per le offerte per i motociclisti. Noi ci vediamo le prossime settimane con delle novità importanti per il canale e magari per scambiarci anche degli auguri di Natale. Io ragazzi vi saluto qua e alla prossima. Ciao ciao! Migliorando ragazzi, sta migliorando, attenzione qua il nostro Simone che si gira, prende anche una piccola botta da parte di Stefano, ma riparte subito e mantiene stretta almeno la quarta posizione. Vedremo se poi riuscirà a recuperare. Tanto Mariano che già inizia una piccola fuga, tenta una piccola fuga, vedremo se riuscirà nel suo intento. Simone, dopo esserci girato, già si porta, cerca di portarsi sotto. Subito dopo Vigial e Alessandro fanno la linea di coda, ragazzi. Quindi vediamo qua sempre Simone, ovvero il motociclista solitario, ovvero io, che sta cercando di riportarsi sotto a Stefano in terza posizione, che dopo essersi girato Simone sta cercando di recuperare. Qua sempre Mariano che, ragazzi, sta facendo il vuoto dietro di sé, sta dimostrando di essere di un altro mondo, di un'altra categoria, di un altro passo. Qua vediamo se si riesce a recuperare e a fare una piccola lotta, una piccola sfida per il terzo gradino del podio. Qua vediamo sempre Mariano che ogni curva sembra uscito da un monoposto di Formula 1. Qua vediamo Stefano e Simone sempre più vicini in lotta per la terza posizione, ragazzi. Spero che vi piaccia questa telecronaca perché io non sono un telecronista, comunque è una cosa scherzosa, vi ripeto. Eccoci qua, sempre più vicini il terzo e il quarto, Stefano e Simone, che vedremo se faranno partire una bella lotta per il gradino più basso del podio. Intanto là davanti Mariano e Roberto stanno facendo il vuoto, ragazzi. Vediamo qua, sempre più vicini, grande curva. Qua Mariano, attenzione, sempre più vicino anche al primo doppiaggio di giornata, ovvero l'Alessandro, che ancora non ha preso confidenza al 100% con il mezzo. Qui Mariano si fa spazio con le cattive. Vi ricordo che i doppiati dovrebbero lasciare spazio a chi arriva da dietro. Qui vediamo Simone e Stefano, Stefano e Simone sempre più vicini, sempre più attaccati, sempre più in lotta per questa posizione sul podio. Stefano che guarda dietro perché si sente tallonato, si sente osservato, si sente sotto pressione, ragazzi, sempre più sotto pressione. E sempre più attaccato, ragazzi, per questa terza posizione, grande lotta. Qui curva la più spettacolare, l'ultima curva a gomito, curva U più che a gomito. Qua grande bella chicane da parte di tutte e due. Stefano che guarda dietro e si prende gioco dell'avversario, ma vedremo se poi riuscirà a mantenerla questa terza posizione. Intanto si fanno sotto anche loro al primo doppiato di giornata, ovvero l'Alessandro, che anche qua inizia a vendere dura la pelle, cara la pelle. Non vuole farsi doppiare, ragazzi. Simone che si sbraccia per chiedere ai tecnici di percorso di sventolare la bandiera blu. Ma intanto non sventola. Intanto qua, ragazzi, attenzione, Mariano alle prese con un altro ostico doppiato, il Vigial,
Vijay, il nostro indiano che rende questo trofeo intercontinentale. Tanto sempre i due, Stefano e Simone, in lotta per la terza posizione, sempre più Simone che è stato leggermente attardato dal doppiaggio di Alessandro, però si sta rifacendo sotto sempre. Tanto qua Mariano che si lamenta di non essere fatto passare, e attenzione, Roberto lo raggiunge. Rischio, attenzione, bandiera blu, finalmente una bandiera, esce una bandiera e Mariano riesce a superare Vijay. Bandiera blu che fa frenare un po' anche Roberto e ritorna il vantaggio del Mariano, importante. Qui invece per la terza posizione sempre più in lotta, sempre più vicini per questa lotta che sta caratterizzando questa gara 1. Lotta appunto per il terzo gradino del podio, il gradino più basso, ma sempre un gradino del podio è, ragazzi. Intanto non c'ho più fiato, non c'ho più niente. Intanto vediamo che stanno anche il terzo e il quarto, Simone, Stefano e Simone, stanno raggiungendo Vijay, il secondo doppiato di giornata. Vijay che sta rendendo anche a loro dura la pelle, cara la pelle, infatti non si vuole far doppiare. Attenzione qua, piccolo scontro. Simone che deve frenare per evitare danni collaterali, e anche qua vediamo che si sbraccia per fare cenno ai tecnici del percorso, agli addetti del percorso, di sventolare un po' di bandiere, perché qua non si sventolano le bandiere, ragazzi, che cavolo. Qui sempre più vicini i due contendenti al terzo gradino del podio, sempre più vicini, e sempre più vicini anche al doppiato, che non dà cenno di muoversi, non dà cenno di far passare i due dietro che stanno lottando. Qua attenzione ragazzi, piccolo rallentamento. Cerca in tutti i modi Simone di passare, ma gli viene chiusa la porta. Attenzione, si butta dentro anche qua, grande, qua riesce a concludere il sorpasso, e qua manca anche pochissimo il termine, mancheranno se no due o tre giri. Attenzione che qua cerca il sorpasso sul doppiato, cerca ancora collaborazione dagli addetti del percorso, che finalmente mettono una bandiera blu. Attenzione Mariano anche qua, che arriva la bandiera bianca, ovvero la bandiera che contraddistingue l'ultimo giro. Intanto dietro di lui per il terzo posto c'è sempre Simone, che è riuscito davvero a fare un grande sorpasso su Stefano, un sorpasso che ha dato luogo appunto alla terza posizione. Intanto qua vediamo Stefano e Simone ancora attaccati, Simone che doppia Alessandro proprio alla bandiera bianca. Intanto Mariano che è già passato sotto la bandiera scacchi, secondo Roberto che è restato sempre lì nel mezzo, come dice una famosa canzone di Ligabue, sempre lì nel mezzo, ed è riuscito a portarsi a casa il secondo posto. E infine giunge in terza posizione Simone che è riuscito a guadagnare la sua terza posizione nell'ultima tornata. Qui ragazzi, le ultime discussioni prima di essere ingrigliati per la gara 2,
ultime discussioni, dove Mariano primo, Roberto secondo, Simone terzo, Stefano quarto, quinto Vigial e sesto Alessandro.